Il nodo elezioni subito non sembra ancora sciolto, la politica è ancora divisa tra urne subito oppure se fare una buona legge elettorale prima di andare al voto. Voi che ne pensate? Noi abbiamo sempre detto urne subito e voto subito. Lo diciamo perché il popolo ha dato un segnale chiaro il 4 dicembre quando ha detto basta con queste riforme di questo governo e ha bocciato la riforma costituzionale. Chiediamo di andare subito al voto perché già ci sono due leggi costituzionali, quelle che sono uscite dalla consulta, e il Movimento 5 Stelle ha fatto l'unico, una proposta per armonizzare queste due leggi, perché spieghiamo, c'è una legge che potrebbe produrre una maggioranza alla Camera e invece un'altra maggioranza al Senato diverse, quindi porterebbe a inciuci, porterebbe a volta gabbana che saltano da un partito a un altro, quindi si possono armonizzare le leggi, il Movimento 5 Stelle l'ha proposta, ma si può fare in un solo giorno, perché ricordiamo i partiti hanno fatto la legge Boccadutri, quelle che per incassare i soldi del finanziamento pubblico ai partiti senza passare da un rendiconto, senza passare dal bilancio, per intascare i soldi dei cittadini. Quello si è riuscito a fare in un solo giorno. Io credo che si possa fare in un solo giorno, in due giorni, in una settimana anche la legge elettorale e restituire potere ai cittadini. Io credo che in questo momento i cittadini vogliono decidere che cosa avere nel Paese, se è una forza politica che porta avanti il reddito di cittadinanza, intervenga sulle emergenze nelle scuole, per le emergenze di sicurezza, dissesto idrogeologico, e può votare il Movimento 5 Stelle che ha portato avanti queste proposte, oppure scegliere altre forze politiche che portano avanti altre politiche che i cittadini hanno potuto vedere nel corso di questi anni. Intanto però la realtà racconta una cosa diversa da quello che voi auspicate. In Commissione alla Camera ci sono almeno 12 proposte di riforma della legge elettorale, il solo Partito Democratico sembra avere almeno 6 posizioni e quindi si rischia un imbuto che inevitabilmente porti la legislatura avanti, magari fino al suo compimento. E voi che farete? Sì, lei ha segnalato un punto importante, cioè il fatto che solo il Partito Democratico ha 12 proposte, sei proposte diverse, ci sono 12 proposte in commissione, questo la dice tutta sul fatto che al di là del Movimento 5 Stelle gli altri non hanno intenzione di andare a voto subito e chiaramente cercano di galleggiare, perché questo governo sta galleggiando. Io vengo da una settimana in cui si è fatto una seduta intera di lavoro parlamentare il mercoledì in aula e mezze sedute tra martedì e giovedì, addirittura al Senato hanno lavorato per 30 minuti martedì, quindi significa che questo governo sta galleggiando, sta portando a compimento alcune misure errate come quelle sulla buona scuola, perché in commissione stiamo analizzando dei decreti che aumentano gli alunni nelle classi dove ci sono diversamente abili, estromettono le famiglie dalle analisi per avere insegnanti di supporto diversamente abili, quindi continua a fare delle cose negative questo governo e quindi è ora di staccare la spina e portare a risolvere le emergenze. Il 40% di disoccupazione è o non è un'emergenza del Paese a cui dare risposta? E il Movimento 5 Stelle ha costruito nel corso del tempo varie proposte, fatto anche un convegno su quale sarà il futuro del lavoro nel 2025. In questo convegno diversi esperti come De Masi, che non sono vicino al Movimento 5 Stelle, hanno mostrato che il 50% del lavoro che oggi vediamo scomparirà e si investirà sul lavoro creativo. Allora dobbiamo finanziare anche le piccole e medie imprese che lavorano sull'innovazione. Ci sono queste politiche in atto da parte di questo governo? Io non le vedo. Cioè io vedo che naviga a vista, tutte concentrate su soglie di sbarramento, capilista bloccate, legge elettorale che non interessa ai cittadini, quindi noi ci siamo tirati fuori.
da questo gioco. Abbiamo visto che il centrodestra ha creato una legge incostituzionale con il Porcellum ed è stata bocciata dalla Consulta. Il centrosinistra ha creato una legge incostituzionale con l'Italicum, che Renzi diceva ci doveva copiare mezza Europa, è stata bocciata dalla Consulta. Allora basta, i partiti non devono toccare più palla, prendiamo le leggi prodotte dalla Consulta, una settimana si va al voto, chi è responsabile? È irresponsabile chi invece vuole continuare a fare un accanimento terapeutico verso i cittadini che sta portando guasti nel paese. Mi risponda adesso sul caso Roma. Se quello che è successo alla Raggi, intorno alla Raggi, fosse accaduto a qualunque altro sindaco, voi cosa avreste fatto e cosa avreste chiesto a questo sindaco? Noi chiediamo ai sindaci arrestati di dimettersi, e non succede, non succede nel Partito Democratico, ci sono vari casi. In questo caso gli errori sono stati commessi e sono stati ammessi. Bisogna raccontare quello che sta facendo il governo del Movimento 5 Stelle a Roma. Ha investito mezzo miliardo per i trasporti pubblici e investendo sulla mobilità sostenibile. Ma per rimanere al tema, se domani fosse indagato un sindaco del PD o di Forza Italia in un'importante città, indagato, ne chiedereste le dimissioni? Noi abbiamo sempre distinto da quello che sono le grave intercettazioni, se parliamo di corruzione. Se parliamo di scambio politico mafioso, se parliamo di associazione a delinquere, abbiamo sempre detto che le persone vanno allontanate.